Francesco Renga su Radio Bruno, il mio giorno più bello nel mondo, e per noi è un giorno bello perché Francesco Renga finalmente ci è venuto a trovare nella nostra nuova casa. Ma avete una sede bellissima. Hai visto? Ti piace? Molto bella, molto molto bella. Soprattutto la zona macchinette caffè, anche nel... c'è stato un incontro scontro, diciamo così. Con il caffè, no, veramente bella, sì. Francesco, ti vedo bene in forma nonostante due mesi veramente molto intensi. Impegnativi, sì, molto la tournée è stata una tournée sorprendente, perché è partita in un modo ed è arrivata in tutt'altro modo, nel senso, grazie al cielo le cose sono andate molto bene, quindi le date si sono raddoppiate, triplicate, quindi è stata una tournée meravigliosa, bellissima. È stato l'abbraccio, insomma, col mio pubblico, col nuovo pubblico che è arrivato grazie anche per esempio a questa canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi sta andando avanti nel migliore dei modi. Tutto il progetto Tempo Reale, insomma, era partito già dando, diciamo, delle belle indicazioni, nel senso che già a Sanremo si era capito che il progetto, l'idea, questa novità, insomma, era stata ben accolta dal pubblico, e tutto è proseguito grazie al lavoro di tante persone, non solo mio, insomma, nel migliore dei modi. È stato un anno di crescita, sicuramente molto, molto bello, intenso, importante, ma anche di grande soddisfazione. Grande soddisfazione, grande gratificazione, e soprattutto questa comunione con la gente, col pubblico, le date, i concerti, insomma, sono, è sempre il momento in cui si cerca di restituire qualche cosa a chi poi invece fa magari dei sacrifici per venire a vederti, per venire al concerto, quindi è sempre un ottimo, per me un ottimo modo per capire, insomma, dove sto andando, che cosa è successo, che cosa sta succedendo, e soprattutto per abbracciare la gente, che alla fine il motore di tutto è sempre lei. Assolutamente, ricordiamo che questa sera Francesco sarà a Bologna, tra l'altro per la terza volta. Sei partito da lì, credo. Sono partito da Bologna il 12 di ottobre, se non sbaglio, e oggi è il 12. Cavoli, oggi pazzesco. È il 12, guarda, pensa. E torni a Bologna stasera. Torni per la 34esima data di questo tour bellissimo. Sì. Il mio giorno più bello del mondo è la canzone che, tra l'altro, Radio Bruno ha vinto durante l'estate. È stata la canzone più votata dai nostri ascoltatori, la più bella dell'estate. È stata oggi una bella sorpresa. Un'altra bella notizia su questa canzone, doppio platino. Me l'hanno detto adesso mentre arrivavo in macchina qua. Ho detto che questa canzone è stata certificata doppio platino, che è una cosa meravigliosa per me, è la prima volta, un successo incredibile che come dire dedico a tutte le persone che l'hanno appunto reso possibile. Francesco Renga, Radio Bruno, tra poco sentiremo quello che è il singolo attuale e poi anche un'altra canzone tratta proprio dal suo album Tempo Reale, che poi a ottobre si è un pochino anche trasformato, è diventato Tempo Reale è diventato extra. Sì, extra. Era un modo per ridare ancora qualche cosa, insomma, al pubblico, alla gente che già aveva, come dire, acquistato la prima versione di Tempo Reale, e chi ancora invece non l'aveva potuto fare, per essere sul mercato di Natale con un prodotto comunque nuovo. È un digipack ed è una, ci sono due CD, il Tempo Reale ovviamente quello base e poi ci sono qua 5 versioni unplugged e un duetto meraviglioso con Checco della sua canzone, che ha voluto riarrangiare e produrre lui, quindi una cosa molto bella, molto carina, insomma, un modo per anche lì, insomma, essere di nuovo vicini alla gente. Hai arricchito qualcosa che era già, insomma, molto prezioso, è diventato sicuramente ancora più prezioso. Tra poco su Radio Bruno Francesco Renga con A un isolato da te. Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire che l'amore vive solo a un isolato da te. Come mai non l'hai incontrato prima che commettessi il grave errore di credere che l'amore vero non esiste e che tutto intorno a te sia triste? Piuttosto che essere normale, hai scelto d'essere felice. Ne
nessuno può farti da garante, ma il rischio non intimorisce. Ammetti di essere capace di amare e non lasciarti amare, perché non riesci a sopportare il peso delle mie parole. Francesco Renga ha un isolato da te. Francesco Renga, no, sono qui, è molto più vicino, dicevo, che ha un isolato da noi, e meno male, in diretta su Radio Bruno oggi al Fans Club. Allora, prima ti ho chiesto come fai a essere sempre così bello, allora, pimpante, prima di sorridente. Tutto non è vero che sono sempre bello, pimpante. Non fare il modesto, insomma, sempre intanto sorridente. Prima sì, di tutto perché sono un uomo fortunato e quindi posso e devo solamente sorridere, restituire almeno quello, insomma, alla vita e a chi mi dà la possibilità di fare un lavoro meraviglioso, che è quello che faccio, che amo e che è poi la mia passione, e quindi non ho insomma un'alternativa. L'altra cosa è stare in forma, cercare di mantenersi, soprattutto quando sei in tour, con un tour poi come questo è importante, quello sì, mantenere la forma, arrivare preparato, allenato come tutti gli atleti, perché alla fine di questo si tratta. Comunque il canto, il concerto in realtà è anche una, come dire, comprende anche un considerevole dispendio di energie, non solo fisiche, psichiche, quindi è tanta roba, quindi bisogna arrivare pronti. Qualcuno ci ha scritto un'altra risposta anche, mentre sai come fa a due figli. Anche quello anche è quello un modo per arrivare allenato. È vero. E tu non ci chiederai, io mi sveglio in realtà più tardi adesso che sono in tour, proprio perché ho questa concessione da parte loro. Cioè di solito la mattina lì alle 7:15 la sveglia suona, perché bisogna vestirli, colazioni, portare a scuola. Adesso che tornando, quando riesco a casa, torno tardi e loro sanno che magari il giorno dopo ho un altro concerto e tutto, quindi mi lasciano dormire, io è un periodo in realtà che dormo di più di quando non sto lavorando, quindi sono fortunato anche da questo punto di vista. Ma tu insomma sei molto affezionato, molto legato insomma alla tua famiglia. Sì, mi chiedevo un po' come fa Francesco Renga a essere sempre così in giro, ma riesci tante volte a tornare anche a casa? Quindi molto spesso torno a casa, sì. Purtroppo stanotte mi sarebbe piaciuto moltissimo tornare, visto che a Santa Lucia c'è questo rito a casa dei regali, delle caramelle, dei dolci. Non ce la farò perché domani poi invece suono appunto ancora, domani siamo a Montecatini e questa sera a Bologna, quindi non riesco a tornare indietro, però di solito quando posso torno a casa, assolutamente. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, comunque quando io non sono in tour sono praticamente a casa, nel senso che lavoro a Milano, lavoro dintorni, quindi comunque se non sono in giro per fare video, servizi fotografici o altre cose fuori, lontani dalla mia città, di solito sono sempre con loro. Vai anche a fare le passeggiate, la spesa. Ma ovviamente la spesa, assolutamente, la spesa per me è sacra. Ieri ho fatto il ragù, ero a casa, ragù meraviglioso, sì, volevo proprio dirlo, ho fatto un bel ragù, l'ho fatto cuocere tantissimo e
l'ho mangiato. No, in realtà l'ho fatto l'altro ieri, però l'ho mangiato ieri con i bambini. Ieri sera l'avevo mangiato. Bene, scopriamo anche questi lati da Masterchef un po' di Francesco Renga. Ma io so tutto, so dei trucchi che lo puoi capire. Allora dovremmo fare una puntata più lunga la prossima volta, perché anche a me piace quando posso, insomma, io quando posso spadellare, sai? Soprattutto sì? Perché mi piace farlo per la mia famiglia, come dici tu, per i miei figli, per i miei bambini, quindi vado a fare la spesa, trovo gli ingredienti giusti, quelli genuini, quelli che non riservano sorprese di alcun tipo, quindi faccio tutte queste cose. Mi quindi piace. Un uomo da sposare, insomma, diciamo che di solito si dice il buon partito, insomma, il buon partito, il buon partito. Questa storia troppe volte mi ha tirato botte, colpi bassi mentre vivo, che mi tolgono il respiro e mi danno la certezza che mi ostinerò a mancarti senza raddrizzare il tiro. Quante volte avremmo detto con fermezza che tra noi era finita, da domani ricomincia un'altra vita, tranne poi tornare dove siamo stati sempre certi di trovarci. Siamo sempre stati forti a lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello nel mondo, l'ho vissuto con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. E da quando c'è stato sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Non lasciamo che sia il tempo a cancellarci senza un gesto, far la fine dei graffiti abbandonati alle pareti, lentamente sgretolati dalla pioggia e dal calore, fino a quando c'è uno stronzo che passando li rimuove, senza avere la certezza di aver dato tutto, prima di mollare, di tagliare corto, di imboccare quella strada senza più rimorso. Quando arriverà qualcuno che starà al mio posto, a lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello nel mondo, l'ho vissuto con te. È con te che è iniziato il mio viaggio più bello nel mondo, io l'ho fatto con te. È un sorriso che è nato, sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Eravamo solo due perduti amanti, quando l'universo ha ricongiunto i punti, sole, luna, caldo, freddo in un secondo solo, quando finalmente riprendiamo il giro. È una sensazione che mi sembra innata, come se con me fossi sempre stata, come se ti avessi sempre conosciuta, ma la meraviglia è che ti ho incontrata. E sei tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo, li ho vissuti con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. E sembri schiudere tutte le porte, sembri schiuderle tutte le volte che sei con me. Sembri schiuderle tutte le volte che sto con te. Francesco, io ti ringrazio per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, è volato il tempo. Sei sì. Anche tu un campione a digitare con il telefonino, hai una velocità anche tu. Ormai sì, ormai sì. Anche per chi è sempre in giro e ovviamente deve essere sempre in contatto, giustamente, insomma, con i figli, la famiglia. In realtà era il mio coach di canto, il mio personal trainer, che mi stava dicendo che forse non riusciamo a fare la lezione perché adesso lui è da Elisa e non prende il telefono. Non è per colpa nostra, non è che ti abbiamo... No, assolutamente, no.
No. Ricordiamo allora questa sera il concerto di Francesco Europa Auditorium di Bologna per la terza volta. Domani sera sarai al Teatro Verdi, Montecatini Terme. Sono arrivati tanti sms, estrarremo naturalmente a sorte uno che vince i biglietti per andare domani. Mentre 14 dicembre, ricordo qualche altra data al volo, che è domenica, sei al Teatro Moderno di Grosseto e per dire un'altra città, insomma un po' nella zona, al Cari Sport di Cesena il 19 dicembre. Ma oltre a queste ci sono altre date, le trovano ovviamente anche sul suo sito internet. Sono le ultime, quindi bisogna, come dire, prendere al volo l'occasione. Poi Natale, insomma. E poi Natale, poi il 22 dovrei finire, il 23 se ho tempo vado a fare qualche regalo e siamo già alla vigilia. Ne approfitto, allora ti faccio gli auguri a te e a tutta la tua famiglia. Grazie mille, anche a voi, a tutti, a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici di Radio Bruno. Grazie mille per essere stato qui. Ciao. Ciao.